Non si ferma e porta a casa anche il derby con il Pisa, un derby particolarmente sentito, si respirava una grande atmosfera, non avete fallito. No, non abbiamo fallito, siamo contenti perché sapevamo che era una partita dove era attesa, era molto attesa, quindi siamo riusciti a portare a casa questi tre punti che soprattutto per la classifica e per il morale vanno benissimo, poi soprattutto aver vinto un derby porta molto entusiasmo tra i tifosi anche dentro lo spogliatoio, però martedì c'è subito un'altra partita, il campionato non finisce al derby, bisogna subito pensare a Lecce che secondo me è ancora più difficile. Quella che sto per farti è una domanda un po' pericolosa per quanto riguarda la scaramanzia del calcio, però ci sono altri 90 minuti da mettere lì, 90 minuti da battuta. Intanto sono altri 90 minuti e 3 punti, poi ogni tanto capita di non subire gol per qualche partita, sicuramente fa piacere, però il non subire gol è una questione personale e non porta punti. Io di questioni personali sono già contento di essere tornato a giocare dopo un anno brutto. Ripeto, sono contento per questa cosa personale, però ti ripeto, non porta punti e quello che mi interessa è portare delle cose in cascina. Poi sei stato molto impegnato durante questo confronto, anche se il Pisa attaccava con molti uomini, un intervento però prodigioso sul finale di gara c'è stato. Sì, il Pisa secondo me ha un attacco fortissimo, veloce, rapido, potente, che verticalizza molto, quindi bisognava stare più che altro attenti alle conclusioni da fuori, ai tagli delle loro punte. Credo che è vero quello che hai detto, che c'è stato forse un paio di interventi, però sono stati molto bravi i difensori e se questo piccolo record, diciamo così, di imbattibilità lo condivido non solo con la linea difensiva ma con tutto il gruppo, anche quelli che magari non sono riusciti a entrare in campo questo derby.